Settima giornata del campionato di eccellenza tra Porto Rotondo e Sorso, il abbondantemente sul secondo palo, poi si accentra verso la porta, palla che arriva là, c'è la deviazione, il miracolo di Luca Melis, invece l'assistente del direttore di gara assegna il gol. Adesso c'è l'opportunità per il Porto Rotondo, pallone in aria, c'è il contatto, calcio di rigore per il Porto Rotondo, sfida che si infiamma, è magia, la tocca Secchi, la palla finisce in porta per il pareggio del Porto Rotondo, 1-1 al minuto numero 38. Cozzeli seguito da Merenda, poi c'è il numero 7 Lodo, entra il numero 5, c'è il gol di Budroni di testa, palla a scavalcare il difensore della Sorso, Budroni tutto solo di testa manda la palla sotto l'incrocio dei pali della porta, difesa da Antonio Secchi, palla dentro, ancora Elie che riceve la conclusione di Elie, c'è il calcio di rigore in favore della Sorso, arriva il fischio, Pulina contro Melis, la conclusione spiazzato Melis, pallone raso terra, morbido morbido, arriva il pareggio per il Sorso di Del Rio che ha cambiato posizione, così come Pulina sono invertiti, palla che rimane là, c'è il gol ancora del Sorso con il numero 11 Altea che sblocca ancora il risultato per la formazione ospite. Parte magia con la sinistro, va in porta, palla che colpisce il palo, rientra in campo e poi viene anticipato la difesa, ma c'è il tocco che ovviamente in questa ripresa ce ne sarà, mentre adesso la conclusione sulla tiro cross finisce la partita tra Sorso e Porto Rotondo con la vittoria, come detto, della formazione allenata da Pierluigi Scotto con il risultato di 3-2.